prima lezione abbiamo introdotto il concetto di sistema. Abbiamo introdotto il concetto di sistema di ambiente e abbiamo visto che studieremo i sistemi termodinamici in relazione con l'ambiente. Ovviamente quando studieremo un sistema andremo a verificare i vincoli del sistema con l'ambiente. Ed in particolare abbiamo parlato di un vincolo di impermeabilità alla massa, quindi quando il sistema è impermeabile al trasporto di massa dall'ambiente, abbiamo detto che il sistema è chiuso. Quando invece il sistema è permeabile, diciamo, il sistema l'abbiamo definito aperto. Allo stesso modo, gli altri vincoli che abbiamo introdotto sono i vincoli al trasporto di energia. E quindi quando è possibile trasferire dall'ambiente, è possibile trasferire energia in modo calore o diciamo in un senso, quindi o dall'ambiente verso il sistema o dal sistema all'ambiente, abbiamo detto che il sistema diciamo, è cosiddetto diatermano. Quando invece non è possibile trasferire calore dall'ambiente al sistema o viceversa, il sistema si dice adiabatico. Ed infine abbiamo definito la modalità di trasferimento di energia in modo lavoro quando il sistema ha pareti rigide e fisse, e quindi in questo modo abbiamo detto che il sistema diciamo, in questo caso non può scambiare diciamo, questa terza modalità, diciamo, questa seconda modalità di energia. E infine abbiamo messo insieme i tre vincoli, quindi vincolo di trasporto di massa, vincolo di trasporto energia in modo calore, vincolo di trasporto energia in modo lavoro, e abbiamo detto quando tutti e tre i vincoli sono in essere, abbiamo detto che il sistema si dice isolato. Beh. Ora, oggi andremo a capire meglio sia diciamo, lo stato di questo sistema, cioè come possiamo comprendere quali sono le lo stato termodinamico del nostro sistema, e quindi andremo a capire come possiamo identificare uno stato termodinamico, attraverso quali proprietà. Ed andremo a comprendere meglio anche i meccanismi di scambio, cioè come noi riusciamo a studiare il sistema attraverso diversi approcci. In particolare, i termini termodinamica si utilizzano per identificare un sistema due diversi approcci, che sono quello della massa di controllo e quello del volume di controllo. La massa di controllo, come dice la parola stessa, consiste nell'andare a identificare una porzione dello spazio nella quale è contenuto. Andiamo a identificare una porzione dello spazio identificando una massa che seguiremo anche attraverso le trasformazioni termodinamiche che la massa diciamo, di controllo, che sulla massa di controllo si hanno. Per cui se diciamo, parliamo per esempio del sistema pistone cilindro su cui la scorsa lezione abbiamo appuntato la nostra attenzione, ci accorgiamo che se questo sistema espande durante la nostra trasformazione, andremo a seguire il sistema durante tutta la sua espansione. E quindi se questo è il sistema pistone cilindro, questa è la massa di controllo iniziale, questa è la massa di controllo finale, noi seguiremo ampliando lo spazio in cui andiamo a fotografare il nostro sistema, seguendo appunto questa massa di controllo. In altre parole, se questa massa di controllo, immaginate un fiume, se io voglio studiare una certa porzione, un certo sistema, quindi una certa massa di controllo, se all'istante iniziale io ho dell'acqua che si trova in questa situazione qua, nell'istante finale, ancora in un secondo istante non la trovo qua, nel terzo istante non la trovo qua, io seguirò questa massa nel tempo e quindi andrò a vedere quali sono le sue proprietà termodinamiche, ad esempio la temperatura, la pressione, seguendo questa massa nel tempo. Bene? Quindi mi sposterò insieme alla massa di controllo nello spazio, e ovviamente nello spostarmi il mio sistema lo posso considerare, avendo come obiettivo quello di seguire la massa di controllo, il mio sistema resterà un sistema chiuso, perché se io seguo la massa, se si espande o si contrae, è evidente che il mio sistema resta un sistema chiuso.
Amen. Quindi tutti i sistemi chiusi noi li stimeremo con l'approccio della massa di controllo. Amen. Che è un approccio che voi avete già incontrato in altri corsi. Come l'avete chiamato, ragazzi, questo approccio? L'approccio lagrangiano, cioè quello di seguire il sistema, seguire questa massa. Allora, di fatto, l'approccio alternativo è dire sì, ma se io dovessi studiare questa massa di controllo, se io dovessi studiare le trasformazioni termodinamiche dell'acqua in questo fiume, io dovrei mettermi a cavallo, diciamo, su una barca e andarmi a studiare di volta in volta a seguire questo sistema, la cosa diventa difficile. E allora qual è un approccio alternativo? Quello di fissare invece un volume di controllo, per esempio questo, e diciamo all'interno di questa porzione di spazio, quindi fermo, mi metto con delle pareti che invece non sono più impermeabili alla massa, sono permeabili alla massa, e vado a studiare sia ciò che entra in termini di massa questo sistema, sia ovviamente ciò che esce, e sia quello che c'è all'interno del sistema che sto ovviamente studiando. Questo secondo approccio si chiama approccio del volume di controllo ed è un approccio euleriano. Avete dei dubbi? Prego. Avete dubbi su questo approccio? No. Ovviamente le pareti di questo sistema possono essere delle pareti reali, per esempio in questo caso sono il bacino, in cui il letto in cui il fiume scorre, o possono essere delle pareti reali, per esempio questa è una parete, diciamo, fittizia. Chiaro? Perché non esiste un argine in questo, diciamo, non è nessuna parete effettiva, diciamo, che separa questa parte di fiume da quest'altra parte. È una parete fittizia che io pongo come barriera per, ovviamente, per studiare questo tronco, questo pezzo, diciamo, di fiume. D'accordo? La stessa cosa la faccio in tanti altri, diciamo, per tanti altri, diciamo, sistemi la posso fare, non solo per un fiume. Ovviamente la posso fare in questo caso per questa cola. Secondo voi, se io volessi studiare secondo il volume, diciamo, un approccio con, quindi guardando il sistema, diciamo, con il volume di controllo, quest'aula, dal punto di vista termodinamico, secondo voi quali potrebbero essere le pareti che io utilizzo? Quindi diciamo, le pareti come si chiamano? L'abbiamo visto l'altra volta, nell'ultima lezione. Le pareti, diciamo, del mio sistema, come vengono chiamate? Superfici di controllo. Vabbè, quali saranno le superfici di controllo del mio sistema? Ragazzi, saranno le mura, muro, soffitto, giusto? E poi, diciamo, abbiamo delle finestre, delle porte, va bene? Quindi potrei prendere, qua la porta, qual è la porta? La porta aperta o la porta chiusa? Non è la porta, ma che cos'è? È, ovviamente, diciamo, la parete che, ovviamente, esattamente, o nel momento in cui, diciamo, la porta è chiusa. Quando la porta aperta resta quella parete virtuale, sì. E ovviamente andrò a studiare con la porta aperta eventuali flussi di massa, perché in quel caso il sistema sarà non più chiuso ma aperto se io lascio la porta aperta, giusto? Lo stesso vale per altre fessure come quella, come la bocchetta. La bocchetta, diciamo, mi connette ad un canale di aerazione e quindi, per esempio, io potrò prendere, diciamo, la superficie, diciamo, che confina, che fa, diciamo, che separa la bocchetta con l'ambiente come superficie ideale che io vado a prendere come, diciamo, superficie di controllo. Ovviamente cosa dovrò studiare analogamente alla porta guardando la bocchetta? Dovrò andare a vedere quando vado a studiare il mio sistema che cosa? Quando entra o non entra. Tutta la quantità di aria che entra, diciamo, dalla bocchetta. Qui non ci sono delle griglie di uscita, ma dovrebbero esserci. Nella realtà, quando, diciamo, un sistema è come questo, è un sistema a tutt'aria, in cui entra dell'aria calda per riscaldare ovviamente l'ambiente, allo stesso modo dovrebbero esserci delle griglie, diciamo, di ripresa, quindi normalmente vengono montate sulle porte, non so se l'avete mai vista, in basso, che in cui ovviamente normalmente l'aria esce. Perché che cosa succede se non ci sono delle griglie o se non ci sono delle aperture tali da consentire? No, non è che non circola, che ovviamente hai un ambiente che si pressurizza, perché se l'aria entra e non esce, innanzitutto, diciamo, porti in sovrappressione all'ambiente, e in secondo luogo ovviamente hai una delle perdite di carico maggiori nei canali per poter poi in qualche modo far arrivare l'aria all'interno, diciamo, dell'abitato.
hai un maggiore ostacolo, e quindi più che delle perdite di carico, perdono, hai un maggiore ostacolo al flusso di massa all'interno del mio ambiente. Quindi potrebbero diminuire le portate di reazione e potrebbe aumentare la pressione all'interno dell'ambiente. Allora, detto questo, quindi è chiaro che a questo punto io potrò avere questi due approcci. Uno è il volume di controllo, l'altro è la massa di controllo, e di volta in volta, ovviamente, se il sistema, diciamo, è un sistema chiuso, io lo studierò con questo approccio. Se il sistema come questo è un sistema aperto, lo studierò attraverso l'approccio del volume di controllo. Questi saranno i due approcci che noi utilizzeremo nel corso, diciamo, ovviamente, di termodinamica. Ora, ovviamente, a questo punto, diciamo, una volta stabilito quello che è l'approccio che seguiremo, è evidente che dovremmo andare, entriamo un poco di più nel nostro sistema e cerchiamo di capire meglio che cosa, qual è l'approccio termodinamico allo studio del mio sistema. Ovviamente l'approccio non è un approccio che avete seguito per esempio nella chimica, che è un approccio spesso microscopico, quindi andate a identificare la materia e le particelle che compongono ovviamente la materia andando, nel microscopio, quindi andando a zoomare sulla materia. L'approccio, termodinamico non è assolutamente questo. È un approccio che vede il sistema come un continuo, bene, almeno nella termodinamica che noi studiamo ovviamente, e quindi noi studieremo non la singola particella che ovviamente è contenuta all'interno del sistema, quindi non la singola molecola, non il singolo atomo ovviamente, ma guarderemo la materia come fosse assolutamente un continuo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio quando noi studiamo una proprietà termodinamica, vi anticipo per esempio la temperatura, ovviamente non è che noi andiamo a ricavare la temperatura dal moto, dalla quantità di moto delle singole particelle. Lo potremmo fare. La teoria cinetica dei gas ci dice che c'è una correlazione tra l'energia cinetica di ogni singola particella e la temperatura che io misuro. Badate che ovviamente in una mole di sostanza ci sono un numero enorme di particelle. Quante ce ne sono, vi ricordate, dalla chimica? 6.02 di 10 alla 23. Quindi se io volessi studiare tutte le proprietà del mio sistema seguendo l'approccio microscopico, dovrei avere 6.02 di 10 alla 23 particelle, e poi che cosa dovrei avere di ogni particella? Non mi basta avere 10 alla 23 informazioni, ma di più. Che cosa dovrei avere? Di ogni particella dovrei avere, per sapere l'energia cinetica, dovrei sapere qual è la velocità della particella, giusto? E quindi capite che ovviamente il numero di informazioni è enormemente elevato se dovessi seguire un approccio microscopico. Invece la termodinamica semplifica tantissimo, perché io per conoscere l'energia media delle particelle faccio una sola, un'unica misura. La misura ovviamente di temperatura che mi dà un'informazione media su questo, ignorando quello che c'è a livello microscopico e considerando il sistema e la materia che è contenuta all'interno del sistema come un continuo, va bene? Non come un discontinuo di tante particelle. Va bene? Quindi da questo punto di vista l'approccio che seguiremo è un approccio del continuo, e quindi l'approccio macroscopico. Va bene? Altro aspetto importante dal punto di vista proprio metodologico è quello che riguarda l'equilibrio termodinamico. E questo è un aspetto un po' basilare che contraddistingue la cosiddetta termodinamica classica, che si basa appunto sullo studio di stati di equilibrio. Beh. Allora, vediamo che cos'è l'equilibrio termodinamico, perché fino adesso voi avete studiato un particolare tipo di equilibrio, quale? Quello meccanico. Allora, quando è che voi avete definito un corpo in equilibrio dal punto di vista meccanico? Non ho capito niente. Quando le forze, la sommatoria delle forze, bravo, bravissimo, perfetto, è uguale a zero. Per cui di fatto io questo gessetto quando è fermo, evidentemente la forza peso è pari alla reazione vincolare, e quindi ovviamente questo gessetto è fermo. Ebbene, l'equilibrio termodinamico è un equilibrio che contiene l'equilibrio meccanico, ma ovviamente è qualcosa di più dal punto di vista dell'equilibrio, perché bisogna avere un equilibrio termico
bisogna avere un equilibrio chimico, bisogna avere un equilibrio nucleare e così via. Di fatto, quello che noi andremo a guardare, noi andremo a vedere, a semplificare molto il nostro problema, quindi non considereremo nei nostri studi reazioni chimiche e reazioni nucleari, per cui di fatto andremo a guardare soltanto l'aspetto ovviamente meccanico e l'aspetto termico. Cosa vuol dire che un sistema è in equilibrio dal punto di vista termico? Vuol dire che non ci sono scambi di energia in modo calore, ovviamente. E quando avvengono questi scambi di energia in modo calore, ragazzi? Secondo voi, diciamo, cosa vi dice? La termodinamica non vi dice ancora nulla perché non abbiamo ancora studiato la temperatura termodinamica, non siamo ancora entrati all'interno della costruzione termodinamica che poi ci consentirà di dire con cognizione di causa quelle che sono, diciamo, le condizioni di equilibrio. Però le possiamo intuire. Quando io non ho trasferimenti di energia in modo calore, ragazzi? Quando tutti quanti sono alla stessa temperatura. Quando il corpo non si sente. Quando il corpo ovviamente ha tutta la stessa temperatura, bravissimi. Cioè quando non ci sono gradienti termici, metto in modo più elegante, in modo matematico, no, gradienti termici vuol dire che non ho variazioni di temperatura nelle tre direzioni dello spazio, giusto? Quindi di fatto io devo avere, diciamo, che non, diciamo, non devo avere gradienti termici, potrei dire che dal punto di vista meccanico non ho, ad esempio, all'interno di questo sistema, non solo ho un equilibrio termico quando ho tutta la temperatura, cioè la temperatura è sempre la stessa all'interno del mio sistema, ma potrei dire anche che non ho dei movimenti quando non ho, per esempio, dei gradienti di pressione. Quindi posso, analogamente a quanto ho fatto nella meccanica, definire un equilibrio termodinamico come ovviamente l'insieme di questi due equilibri, termico e meccanico. Quindi il fluido deve essere in quiete e soprattutto ovviamente deve avere tutta la stessa temperatura perché no, altrimenti ho degli scambi. Molto bene. Allora, ovviamente gli equilibri, l'equilibrio termodinamico lo posso, così come dal punto di vista meccanico, voi avete visto che potete avere diverse condizioni di equilibrio, le ricordate? Possono essere stabili, metastabili, ricordate? O instabili. Allora, un equilibrio meccanico, vi faccio l'esempio meccanico che è quello che più ovviamente è facile da ricordare. L'esempio, diciamo, dal punto di vista meccanico, diciamo, è quello classico che viene fatto, è quello della pallina che si trova su, su una superficie di questo tipo, e questo è un classico equilibrio stabile. Perché un equilibrio stabile? Perché se io anche sposto leggermente la pallina, che cosa fa la pallina? Si riporta nelle condizioni di equilibrio. Evidentemente se io invece ho una situazione del genere e la pallina la metto qui, che cosa succede? No, subito perde la posizione. Quindi bastano piccolissimi spostamenti per cambiare lo stato del vostro sistema. Cioè la pallina si muove e quindi perde lo stato. Allo stesso modo potete immaginare, ovviamente lo stato termodinamico ancora non l'abbiamo definito, però potete capire che si modifica la termodinamica del mio sistema e quindi di fatto in questa condizione anche una piccola perturbazione non fa modificare lo stato termodinamico del sistema. In questo caso invece evidentemente accade che si modifica lo stato termodinamico. Ovviamente ci sono delle situazioni anche un po' diverse, metastabili, tipo questa, in cui la pallina, cioè di fatto è abbastanza stabile, ma ha superato qualche cosa, poi precipita di nuovo. E quindi queste sono le condizioni metastabili che a volte ci sono all'interno, ovviamente, del suo termodinamico. Per esempio, il vetro può avere una situazione del genere, per esempio. Quelle situazioni in cui mediamente vi trovate, o il ghiaccio può trovarsi in dei registrati ovviamente di questo tipo e così via. Poi vedremo, anche, spero anche in laboratorio, ci possono essere delle situazioni di questo tipo, per esempio del ghiaccio che un equilibrio, per esempio acqua liquida vapore anche al di sotto dello zero, in una condizione per esempio che la simetra stabile. Voi sapete bene che sotto lo zero la pressione atmosferica dovrebbe l'equilibrio cambiare in acqua solida vapore, quindi dovremmo avere situazioni diverse, dovremmo avere brina e non rugiada, e invece a volte in delle situazioni particolari posso avere una situazione invece di
equilibrio vapor d'acqua lipido anche al di sotto dello zero. Allora, diciamo, queste situazioni sono le situazioni che, diciamo, andremo ovviamente a studiare ed approfondire. A questo punto siamo pronti per capire come identifichiamo lo stato termodinamico del nostro sistema. Ovviamente, così come io vi faccio un parallelo dal punto di vista, sempre dal punto di vista meccanico, perché dal punto di vista meccanico sia gli elettrici sia i meccanici, avendo fatto un corso di fisica elementare, diciamo, tutti quanti seguono bene il parallelo che posso fare. Allora, che cosa, diciamo, ho dal punto di vista meccanico come proprietà o come coordinata meccanica? Se io voglio identificare, diciamo, dov'è il, diciamo, il gessetto in questa stanza, posso identificarlo con delle coordinate, giusto? Allora, quali sono le coordinate che voi avete utilizzato? Per esempio le coordinate cartesiane. Quindi prendete, vabbè, prendo la x, quindi, diciamo, la distanza da quel vertice, quella della mia origine, la y è quella là, la z è l'altezza, identifico x, y, z, tre coordinate, identifico il punto gessetto. Nella realtà abbiamo visto, avete visto anche, che se il punto gessetto non è un punto ma è un corpo rigido, mi servono altri, ci sono altre tre coordinate che mi servono a identificare la posizione del gessetto. Non bastano x, y e z, giusto? Quali sono queste altre tre coordinate? Mi serve sapere anche, diciamo, non solo il punto, ma mi serve sapere anche, vedete, diciamo, questo gessetto si può trovare così, ma si può trovare così, diciamo, il baricentro, dato il baricentro, diciamo, io posso avere, posso farlo ruotare in questa direzione, in quest'altra direzione. E quindi posso avere diverse, diciamo, tre angoli, no? Diciamo, che vanno a identificare anche la posizione del corpo rigido nello spazio. Quindi sono tre, diciamo, x, y, z, tre angoli che mi vanno a identificare poi la posizione del corpo rigido nello spazio. Quindi diventano sei le coordinate, no? In questo caso. Allora, è chiaro che una volta che voi avete le coordinate, dice, vabbè, io posso sapere qual è lo stato del gessetto, quindi dove si trova il mio gessetto. Se poi le voglio vedere anche nel tempo, devo, diciamo, aggiungere un'altra coordinata, che è la coordinata tempo. Cioè, come variano poi queste coordinate nel tempo. Detto questo, andiamo a fare, ritorniamo alla termodinamica e andiamo a identificare, diciamo, queste coordinate a punti termodinamica. Allo stesso modo in cui abbiamo fatto nella meccanica, possiamo fare, come possiamo nella termodinamica, definire delle coordinate termodinamiche, che sono delle proprietà del mio sistema. Queste proprietà termodinamiche si possono innanzitutto distinguere tra proprietà intensive e proprietà estensive. Le proprietà intensive non dipendono dall'estensione del mio sistema. Facciamo un esempio. Il volume, secondo voi, è una proprietà estensiva o intensiva? È chiaro. Se, diciamo, se questa massa di controllo che ho fatto prima, invece di essere un decimetro per un decimetro per un decimetro, è il doppio, il volume raddoppia. Lo stesso vale per la massa, lo stesso vale per l'energia interna, per esempio. Lo stesso vale per l'entropia, lo stesso vale per l'entalpia e così via. Cioè sono tutte proprietà estensive, cioè dipendono dall'estensione e quindi dalla massa. Quali sono proprietà, diciamo, intensive invece? Cioè se io prendo questo sistema e lo divido a metà, ragazzi, la temperatura di quella metà che sta sotto, secondo voi, cambia? Allora non è estensiva, se io non prendo metà non è dimezzato il volume, non è dimezzata la temperatura. Il volume sì, la temperatura no. E se io prendo, quindi la temperatura com'è a questo punto, se non cambia, è una proprietà intensiva. E se io lo divido ancora in quattro, lo stesso, diciamo, discorso, diciamo, ovviamente quel quarto avrà comunque sempre la stessa temperatura. Bene, prendiamo un'altra proprietà, la pressione. La pressione, secondo voi, se divido a metà, non comprimo, rimane sempre lo stesso, lo divido a metà e prendo la metà di sotto e misuro la pressione, secondo voi, la pressione cambia o non cambia? Cambia se io, diciamo, non comprimo, ma se io lo taglio a metà, metto un setto qua dentro, va bene? La pressione resta la stessa, va bene? Ma scusatemi, anche se, diciamo, se io comprimo, non è che la temperatura resta la stessa, non è detto. Quindi attenzione, cioè, diciamo, dire che divido non vuol dire che io, diciamo, faccio delle trasformazioni sul sistema. Preso il sistema, va
bene? Quindi non lo sto andando a cambiare, soltanto vado soltanto a prendere una porzione diversa da quella, diciamo, iniziale. Se ne prendo una porzione diversa, sia la temperatura sia la pressione non cambia. Chiaro? Li trovate? Okay. E quindi temperatura e pressione sono proprietà termodinamiche intensive. Mentre, diciamo, volume, energia, entalpia, entropia, allora volume e energia più o meno sapete che cosa sono, potete immaginarlo. L'entalpia, l'entropia e altre, diciamo, proprietà probabilmente le dobbiamo un poco meglio studiare, definire, perché avete probabilmente in qualche corso iniziale di fisica le avete introdotte, forse le avete anche dimenticate, quindi ci ritorneremo su queste proprietà. Quindi non vi spaventate di questi nomi che magari qualcuno di voi non conosce, non ha mai visto, perché magari li hanno vissuto, diciamo, da un liceo classico o da uno scientifico in cui non sono state mai definite neanche queste grandezze, ma le definiremo e vedremo meglio. Allora, una cosa a questo punto possiamo dire sulle proprietà, diciamo, estensive ed intensive, che mentre le proprietà intensive, a questo punto, non dipendendo dall'estensione, non posso neanche calcolarlo attraverso la semplice somma, invece tutte le proprietà estensive possono essere calcolate, vale, quindi, diciamo, possiamo applicare l'operazione, diciamo, di somma. Per cui se io conosco il volume della parte 1 e il volume della parte 2, il volume totale è la somma di φ con 1 più φ con 2, giusto? Se io conosco la massa di una parte più la massa di una restante parte, se faccio la somma della massa m con 1 e m con 2, ovviamente potrò valutare la massa totale. Quindi somma e differenza assolutamente possono essere applicate alle proprietà estensive, cosa che non posso assolutamente fare per le proprietà intensive. Quindi ricordiamoci che se ho la pressione di due pezzi di due sistemi, non è che posso fare somma, le somme non vanno bene, va bene? Lo stesso vale per le temperature. Se io ho una, questo vale sia se le temperature sono le stesse, perché se io ho due secchi, uno a 20 gradi e l'altro a 20 gradi, e li mescolo insieme, che cosa ho? Sempre 20 gradi, vabbè, cioè due secchi d'acqua, sempre a 20 gradi, quindi 20 più 20 non fa 40, quindi non funziona. E non funziona neanche se io prendo la temperatura termodinamica, come vi ho detto ieri, poi ci ritorniamo sul concetto di temperatura termodinamica. E ma, diciamo, lo stesso, diciamo, discorso vale anche se ho 20 un secchio, 40 un secchio, e se li unisco insieme non fa assolutamente 60, ma attenzione, non fa neanche la media, come qualcuno potrebbe pensare in prima battuta, non è detto che 20 e 40, poi dico ho 30 come media. Dobbiamo studiare un po' di termodinamica, diciamo, per capire se prendo un secchio e un altro secchio, li mescolo insieme, quale sarà la sua temperatura. Non è una cosa immediata, va bene? E quindi le gradienti intensive da un lato sono molto semplici, perché sono belle e sono semplici? Perché sono anche molto facili da misurare. Perché io basta che metto un termometro all'interno del mio sistema, lo metto qua e conosco, diciamo, se il sistema è un sistema in equilibrio, conosco la temperatura di tutto il mio sistema. Lo stesso vale per la pressione, faccio un forellino, prendo un manometro e mi misuro la pressione, ho misurato la pressione all'interno del mio sistema. Va bene? Quindi sono molto facili da misurare, quindi ci appoggeremo tantissimo su queste due grandezze, temperatura e pressione, poi vedremo. E ovviamente su tutta quasi la costruzione termodinamica si baserà su queste due grandezze, tanto è vero che molti, diciamo, studi, molti problemi che noi andremo ad affrontare li seguiremo attraverso dei diagrammi termodinamici in cui, come avete visto nello spazio, mettere le coordinate, la coordinata x e la coordinata y, io metto le due coordinate, per esempio pressione e temperatura, e vi vado a vedere la posizione termodinamica, quindi lo stato termodinamico del mio sistema seguendo queste due variabili, perché sono facilmente misurabili. D'altra parte c'è un altro aspetto importante che quando parliamo di proprietà termodinamiche dobbiamo considerare. L'altro aspetto è che tutte queste proprietà che io vi ho citato adesso, quindi volume, temperatura, pressione, cioè entalpia, energia, eccetera, sono proprietà che io posso misurare dall'interno. Quindi possiamo classificare le proprietà come proprietà interne e proprietà esterne. Qual è una proprietà esterna secondo voi? In questo caso in cui io seguivo questa massa di controllo, secondo voi le proprietà interne sono la temperatura, la pressione, il volume, diciamo, sono tutte quelle che io riesco a misurare dall'interno, cioè stando a cavallo, a cavalcioni o all'interno addirittura del mio sistema, giusto? Le proprietà esterne invece sono proprietà che io riesco a misurare solo dall'esterno, per esempio la velocità di questo fluido. Allora, poiché è chiaro,
la velocità di questo sistema è una velocità di campo. Io sto soltanto se sto all'esterno, all'interno non ce l'ho mai misurato, perché dovrei in qualche modo avere, diciamo, se lo faccio, diciamo, rispetto a quest'acqua qua, diciamo, va a arrivare a un certo discorso, se lo faccio rispetto alla parete un'altra, eccetera. Quindi comincerei magari ad avere qualche piccolo problema a misurare anche la velocità. E così via. Quindi posso anche distinguere, classificare le proprietà come interno ed esterno. Questo, diciamo, di fatto, quasi, diciamo, tutte le proprietà termodinamiche, sostanzialmente, che noi studieremo, sono proprietà interne. Quindi, tranne quando dovremo fare dei bilanci di sistemi aperti, andremo ad attingere anche proprietà esterne, per esempio la velocità del fluido. In generale, andremo soltanto, diciamo, a considerare le proprietà termodinamiche che sono interne del sistema. Sulle proprietà termodinamiche, voglio spendere qualche ulteriore parola. Dandomi una definizione un poco meno operativa, non facendovi degli esempi, ma dandogli delle definizioni un po' più rigorose dal punto di vista del momento. Cioè, sì, una proprietà termodinamica si può chiamare tale se e solo se è funzione di altre proprietà termodinamiche. E quindi è una caratteristica molto importante che vi servirà a discriminare se una proprietà, diciamo, termodinamica è tale oppure no. Quindi, se facciamo un esempio con le grandezze che abbiamo utilizzato, noi abbiamo detto temperatura, pressione, volume, energia, eccetera. L'energia è tale, cioè posso definire l'energia come proprietà termodinamica, se e solo se è funzione di queste altre proprietà, della temperatura, della pressione, diciamo, dell'entalpia, piuttosto del volume, eccetera. Se non lo è, se è funzione di qualche altra proprietà, diciamo, esterna, attenzione, devo a quel punto distinguere tra energia totale del mio sistema ed energia interna, e noi questo lo andremo a fare, cioè andremo a vedere solo l'energia del mio sistema, quindi l'energia interna del mio sistema, quindi andremo a distinguere la cosiddetta E, energia totale, dall'energia interna U, va bene? E quindi andremo a fare delle distinzioni, perché probabilmente la prima potrà essere soltanto proprietà interna del mio sistema, come proprietà termodinamica, che io posso misurare esclusivamente anche dall'interno. La seconda invece mi servono anche delle proprietà esterne, e quindi non è solo funzione dello stato termodinamico, ma anche di qualche altra cosa. Va bene? E quindi attenzione, perché già sulla, diciamo, sulla simbologia e sul concetto di energia già cominciano a subentrare alcune cose, alcuni aspetti che noi non abbiamo valutato, diciamo, che non avete valutato fino adesso. La U, a questo punto, potrò dire sì, allora una proprietà termodinamica dipende solo dalla temperatura, dalla pressione, eccetera, e quindi va benissimo, è una proprietà, diciamo, che mi serve a caratterizzare lo stato del mio sistema, e quindi, così come ho fatto nella meccanica, nella cinematica, andavo a considerare qual era la posizione del punto, così posso identificare lo stato del mio sistema attraverso, appunto, queste proprietà. È chiaro? Tant'è vero, diciamo, ricordatevi sempre, giusto per capire il significato della proprietà termodinamica, fate sempre il parallelo tra proprietà termodinamica coordinata, diciamo, dal punto di vista cinematico. Tant'è vero che in alcuni testi trovate non solo il termine proprietà termodinamica, trovate, diciamo, il termine coordinata termodinamica, che è assolutamente legittimo, ammesso come dal punto di vista terminologico. Quindi la proprietà, le proprietà termodinamiche sono vere e proprie coordinate termodinamiche, cioè mi servono per identificare dove sto, in quale situazione mi trovo. Seconda caratteristica delle proprietà termodinamiche: se io mi trovo, ragazzi, in questa condizione, cioè, diciamo, il mio sistema si è portato a una certa temperatura, per esempio di 20 gradi, alla pressione di 1 bar, attraverso un percorso generico, cioè, per esempio, io sono partito da qua, dal punto 1, ovviamente io qua vi posso mettere qualunque coordinata termodinamica, vi posso mettere x, le chiamiamolo genericamente x, y, ma non perché sono coordinate geometriche, ma perché questa potrebbe essere t, questa p, questa t, questa u, questa t, questa v, cioè potrebbe essere qualunque generica proprietà termodinamica. Quindi attenzione, questa è una, diciamo, in questa accezione non la confondete con la coordinata geometrica x incognita, cioè nel senso qualunque proprietà termodinamica. Bene. Se io mi trovo nel punto 1 e questo è il punto 2, una proprietà del punto 2 è tale se e solo se non dipende dal percorso che ho fatto per raggiungere 2, perché ci possono essere infiniti percorsi che io posso fare. Va bene? Facciamo degli esempi, ragazzi, se no, diciamo, diventa tutto molto aleatorio. Mettiamo qui T
e P, va bene? Quindi T, diciamo, mettiamo qua, sono 20 gradi, poi mettiamo la pressione, per esempio, di un bar, diciamo di 10 bar, va bene? Ok? Sono due valori generici. Ebbene, se questa, diciamo, se io prendo questo dato, 20 gradi Celsius, diciamo 10 bar, e queste proprietà cambiano a seconda di come ci arrivo, non sarebbero più proprietà termodinamiche. Se invece o ci arrivo attraverso prima un riscaldamento, diciamo una compressione isoterma, quindi in questo modo, isoterma perché diciamo, la temperatura non cambia, no? Vedete? E poi attraverso un riscaldamento isobar, giusto? O ci arrivo attraverso quest'altra via, prima diciamo, riscaldo e poi comprimo, o ci arrivo in questo modo. Ebbene, le coordinate termodinamiche, quella temperatura, resterà sempre tale, sempre uguale, indipendentemente da come lo raggiungo. Va bene? Allora vi dico, vabbè, ma questo è naturale. Mi viene da dire, è ovvio che a seconda, diciamo, come arrivo lì, diciamo, a 20 gradi sono 20 gradi e non dipende da come ci sono arrivato. Attenzione, perché ci saranno delle proprietà in cui a seconda di come ci arrivi, non, ovviamente, non saranno le stesse e quindi non saranno proprietà termodinamiche. Va bene? Allora, che cosa vuol dire questo dal punto di vista matematico, ragazzi? Lo potete, diciamo, voi avete fatto analisi matematica, 1, 2, forse anche 3, quindi possiamo formalizzare questo concetto attraverso un semplice integrale. Cioè posso dire che, per esempio, l'integrale tra 1 e 2 di dx, diciamo, per il percorso, chiamiamolo A, va bene? O per il percorso B, quindi cioè andando da A, o è uguale all'integrale seguendo da 1 a 2, seguendo il percorso B, d'accordo? Sempre in dx. Quindi o io faccio 1A2 o 1B2, diciamo, gli integrali saranno gli stessi. Vi trovate? Ok. Cosa vuol dire questo? Questo è vero se e solo se x è una proprietà termodinamica. Quindi, diciamo, se vale questo, è vero che la proprietà è una proprietà termodinamica. Se non vale questo, vuol dire no, non è una proprietà termodinamica. Vedete subito. Potete subito escludere che quella proprietà x sia una proprietà termodinamica. Bene. Se è vero questo, ci sono due corollari che ne derivano. Il primo è che l'integrale circolare tra 1, ovviamente diciamo, quando vado a fare tra 1 e poi ritorno qua, questo integrale della proprietà dx com'è? È uguale a 0. Va bene? Quindi se io faccio questa, diciamo, questi percorsi, ragazzi, poi lo vedremo tra un poco, si chiamano trasformazioni o processi termodinamici. Cioè quando faccio variare queste proprietà faccio una trasformazione. Questa trasformazione ha un significato particolare, si chiama trasformazione ciclica. Perché è una trasformazione che, diciamo, dopo aver fatto un certo percorso, ritorna nel punto iniziale. Ebbene, quando ritorno nel punto iniziale, questa proprietà non cambierà, sarà sempre, diciamo, la stessa, e quindi la temperatura ritornerà la stessa, diciamo, la pressione ritornerà la stessa, e così via. Cioè tutte le proprietà termodinamiche restano le stesse. Non solo quelle, le proprietà intensive e le proprietà estensive, ma anche le proprietà specifiche. Quali sono le proprietà specifiche? Allora, per ogni proprietà estensiva posso definire una proprietà specifica che è nient'altro che il rapporto tra quella proprietà estensiva e la massa. Per cui, per esempio, l'energia, posso definire l'energia interna specifica come rapporto di U fratto M. Va bene? Quindi non solo io troverò questa proprietà, ovviamente siamo proprietà specifica, quindi energia specifica, lo posso fare per qualunque proprietà estensiva. Il volume? Vediamo il volume. Ditemi voi chi è il volume specifico, ragazzi. V piccolo uguale a V grande diviso M, giusto? Questo è il volume specifico. L'entropia? S piccola sarà grande. S grande diviso M. Entropia specifica, va bene? Allora, attenzione, queste proprietà qui, U, V, S, H piccolo, eccetera, eccetera, sono tutte proprietà
che non dipendono dalla massa, per cui non posso applicare più la proprietà additiva per questo. Va bene? E quindi di fatto che cosa succederà? Che diciamo, posso diciamo, identificare ovviamente con queste proprietà, se posso fare un parallelo ovviamente anche con le proprietà intensive, cioè si comportano come le proprietà intensive. Per cui ovviamente anche queste proprietà saranno proprietà termodinamiche, quindi attenzione, potrò applicare le stesse proprietà che stiamo vedendo adesso. Va bene? Ultimo aspetto, ultimo corollario che deriva, abbiamo detto, sempre dal fatto di aver diciamo che la proprietà o intensiva o specifica che sia non dipende dal percorso, che cosa diciamo, in cosa consiste? Consiste nel fatto che se è vero che quell'integrale non dipende dal percorso, posso anche dire che il differenziale dx è un differenziale esatto. Perché? Perché sostanzialmente se io prendo una facciamo un differenziale di z, una terza proprietà z che è funzione di x e y, va bene? Immaginiamo volume specifico che è funzione di pressione e temperatura, immaginiamo una cosa, la legge di questo tipo. Allora se io vado a vedere il dz, lo posso vedere come quindi le variazioni di dz le posso vedere come a dx più b dy. Attenzione, perché dire quello che avevamo detto prima, cioè che le proprietà non dipende, che la proprietà diciamo, z è una proprietà diciamo, assolutamente proprietà termodinamica, vuol dire che la derivata di A rispetto a dy è uguale alla derivata parziale di B rispetto a dx. Questo deriva dalla stessa, dalla stessa posizione che abbiamo fatto inizialmente. Cioè quello che l'integrale della funzione z in questo caso non dipendeva dal percorso e quindi era una proprietà termodinamica. Quindi ho due corollari sulle proprietà termodinamiche: se l'integrale di una generica proprietà z non dipende dal mio percorso, quindi in questo caso stiamo prendendo la z e non più x, ma vale per qualunque proprietà termodinamica, quindi se ho scritto che l'integrale di dz è indipendente dal percorso che fa 1,2a, cioè uguale a 1,2b, diciamo passando per b, è uguale a 1, 2, diciamo, passando per C e così via, è vera questa, anche questa proprietà qua, è un corollario, lo potremmo anche dimostrare. E quindi di fatto io ho un aspetto molto importante, perché questo mi consente di dire che le variazioni di Z, dz sono dei differenziali esatti, e quindi potrò studiare questi dz attraverso questa, con delle relazioni più semplici. Vabbè, attenzione, perché questi aspetti qui forse sul vostro testo non ci sono, gli aspetti matematici sono dette, quindi diciamo, ci sono sulle trasparenze ovviamente, diciamo, l'insieme del libro più le trasparenze diciamo, fanno sempre riuscite sempre a trovare tutte le informazioni che vi do lezione. Allora è chiaro che invece anche sul vostro testo è ben identificato l'aspetto che ovviamente una proprietà termodinamica non può dipendere dal percorso, d'accordo? Allora, detto questo, quindi abbiamo, forse possiamo fermarci 2 minuti, che siete abbastanza cotti, e poi riprendiamo.